partiti, prime fasi della corsa con Mogioliano che prende posizione in testa al gruppo, alle sue spalle si posiziona invece Luxury Baby con vicino Arman, quindi Hot Flame, Modelina, Duamer, ancora Riga e Madrick, La Rose e Fijiac, quindi Nils. Cavalli così all'uscita dal primo passaggio di Marrana. Mogioliano detta ritmo di corsa nei confronti di Luxury Baby, Arman, quarta e Modelina. A metà gruppo c'è Duamer. Cavalli che vanno ad affrontare con queste posizioni il passaggio della Montagnola. Mogioliano conduce davanti a Luxury Baby, Arman, Duamer, Modelina. Poi c'è La Rose Fijiac con vicino Hot Flame, Nils, ancora Riga e Madrick ed Ainara. Così per affrontare anche il passaggio del muro in cresta, i cavalli hanno affrontato con queste posizioni. Mogioliano mantiene la posizione, continua da leader nei confronti di Arman, terzo è Luxury Baby, quarto Duamer, poi Modelina, Nils, cavalli che affrontano il salto del muro. A metà gruppo c'è La Rose Fijiac con alle spalle Hot Flame, Riga e Madrick, mentre chiude la fila Ainara. Cavalli che vengono a convergere adesso in direzione del passaggio del laghetto. All'uscita del quale Mogioliano sempre all'evidenza nei confronti di Arman che lo segue a 3-4 lunghezze, terzo Duamer, quarto Luxury Baby, quindi Modelina, La Rose Fijiac, Nils, Hot Flame, Regain, Madrick, Ainara che chiude il gruppo. Gruppo che procede sempre piuttosto compatto. Mogioliano continua sempre al comando. Luxury Baby adesso alle spalle del battistrada, poi Arman, Modelina, Duamer, Nils, Riga e Madrick, La Rose Fijiac, Ainara ed Hot Flame. Cavalli che affrontano l'arginello piccolo, superato il quale verranno adesso ad affrontare il verticale, dopo il quale scenderanno sulla diagonale con Mogioliano sempre in vantaggio nei confronti di Luxury Baby, quindi Arman e Modelina, salto del muro, dopo il quale i cavalli vanno a convergere. Si affronta in senso trasversale il percorso interno, Mogioliano sulla pista interna continua in vantaggio su Luxury Baby, quindi Modelina, Arman, Riga e Madrick, Nils, La Rose Fijiac, lieve impaccio per Nils che comunque procede sul percorso, cavalli che vanno a affrontare la gabbia di staccionate, dopo le quali i cavalli convergono ancora in direzione del passaggio di strada. Mogioliano continua a dettare la via nei confronti di Luxury Baby, Riga e Madrick, quindi Modelina, Arman, Nils, Ainara, La Rose Fijiac, Duamer, Hot Flame. Cavalli che adesso si indirizzano verso il secondo passaggio di Marrana per andare a affrontare adesso la parte conclusiva del percorso. Mogioliano insiste in avanti nei confronti di Luxury Baby, a ridosso c'è anche Riga e Madrick, quindi Modelina, Arman, Nils, Ainara, La Rose Fijiac, Duamer, con i cavalli che adesso affrontano l'ampia curva finale. Mogioliano in testa dal via sulla curva siepe di metà, con Mogioliano in vantaggio nei confronti di Luxury Baby, Riga e Madrick, Ainara che si presenta
Penultimo ostacolo, cavalli che entrano in dirittura, Mongioliano deve difendere la posizione, attaccato all'esterno di tutti da Ainara, poi Luxury Baby, Regain Madrid, ancora Armand e Modelina, lotta molto aperta prima dell'ultima finale, Mongioliano è attaccato da Luxury Baby e Ainara, anche Armand fa l'arrivo, lotta 4 con Luxury Baby che accelera, Armand interviene allo steccato opposto, Armand dà lo spunto, Armand passa e vince davanti a Luxury Baby. Per il terzo sono molto vicini ai